Buongiorno e buona domenica. Buongiorno da Giacomo, buongiorno da Goa. Buongiorno a tutti, cari amici, cari amiche. Buongiorno. Vieni, vieni, no, vieni. Andiamo di qua, vieni. Andiamo di qua. Buongiorno. Ci troviamo via Brigata Bari. Questa strada che voi vedete porta direttamente al porto di Bari. Buongiorno, come state? Noi stiamo bene, io e Goan. E oggi qui a Bari è una bella giornata, un poco nuvolosa, ma la temperatura è buona. Ora sono quasi mezzogiorno e qua da noi, almeno nella nostra famiglia, si mangia alle ore 13, non so da voi, comunque penso che l'orario è facoltativo. E come vi dicevo, questa strada porta sempre tutto, porta al mare. Siamo a 2 passi dal mare e questa è via Brigata Bari. Poi dall'altra parte, dopo 2 solati, arriviamo a via Brigata Regina. Questa è una delle tante strade, anzi una delle strade che porta in varie direzioni. Porta sulla tangenziale, sull'autostrada, porta al porto, porta alla città vecchia di Bari. È una strada quasi tragicata, che tanti anni fa era trafficata, molto trafficata dagli autotrasportatori. Aspetto che mettiamo l'acqua. Andiamo da questa parte. Qua dobbiamo girare e questa che vedete qua di fronte a me è via Dante Alighieri. Via Dante Alighieri, insomma, dall'altra parte dove c'è il ponte, quello è il ponte Adriatico che hanno costruito recentemente. È un ponte che porta da questo quartiere all'altro quartiere, che sarebbe Poggiofranco Carrossi. Dai, dove siamo? Oh, ma vedi che è rosso, non si può passare. Va bene, dai. Perché se è passato tu passo pure io. Goan, è la prossima volta, Goan, dobbiamo rispettare il rosso. Buongiorno, buona domenica. Grazie. Non so se vi piace, bene. Io ve la sto raccontando a paroline. Comunque, la parte più importante della città è la città vecchia, dove ci sono le cattedrali, dove c'è la cattedrale, la basilica di San Marco. Il centro, ecco, il centro. Noi ci troviamo a pochi chilometri dal centro. Non so, forse da così, la lancio così, la butto così un paio di chilometri. E ora vi faccio vedere questa strada che è alla mia destra e questa strada si chiama Via Principe. Comunque, vedete, in fondo, non so se riuscite a vedere quel palazzo bianco che sta in fondo, quella è il centro. Ecco, ci troviamo un po' con la bicicletta, 5 minuti, 5, 7, 8 minuti. Insomma, noi ci troviamo quasi al centro di Bari e questo è il quartiere Libertà, dove Goan abita, e qui ci troviamo via vicino di via. Questa strada è la strada dove ho abitato io da giovane, da non sposato, e ora ci troviamo quasi alle spalle, cioè non ci siamo allontanati dalla zona.
se a volte è difficile trasferirsi da una parte all'altra, perché quando si nasce in un posto e ci si trova bene, ci si rimane per sempre. E noi ci troviamo bene, perché ci abbiamo tutto a portata di mano, ci abbiamo il supermercato, ci abbiamo panificio, macellerie. E tanti altri negozi, tanti altri punti. Come vi dicevo, oggi è domenica e quindi è una bella giornata. Dove dobbiamo andare? Come? Andiamo da di fronte. Andiamo da di fronte. Ogni tanto con gli piace cambiare. Non si è ricordato che dobbiamo andare dall'ultimo scuola. Vieni, 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 no, vieni. Andiamo da questa parte. Andiamo da questa parte. Comunque qua la domenica è sempre così, diciamo, è molto calmo. Se si vuole vedere un po' di movimento bisogna andare in centro o nelle giornate feriali. Cari amici e cari amiche, a voi che ci seguite, io e Gohan, Giacomo e Gohan, vi augurano una buona giornata. Vi augurano un buon appetito, vi augurano tanta felicità, tanta pace. Grazie, grazie di cuore che ci volete bene. Grazie perché ci seguite, grazie perché ci volete bene. Questa è Via Malta, piccola. Una via piccola. Comunque sono belle le strade di Bari, a volte un pochino maltrattate, però comunque vedete, voglio farvi vedere questo, vedete, faccio vedere qua, qua c'è ancora la pavimentazione vecchia, prima le strade non so se erano fatte tutte da queste chianche, me lo ricordo che ero piccolino, anche la strada mi appiccicava di Dio. Così piacevano i bari vecchi. E ci sono ancora delle chionche. Prima erano fatte tutte di chionche. Me lo ricordo benissimo quando ero piccolo, quando passavano tra le strade, queste strade che stiamo percorrendo, passavano i cavalli con i carri che portavano il fieno, che portavano, trasportavano merci. E sono ricordi lontani, comunque è cambiato molto. E queste che voi vedete qua sono le chionghe che prima Bari, queste sono antichissime, non so di quando sono, però non me le ricordo benissimo, che prima dove c'è l'asfalto è una cocca per terra. E che dobbiamo fare? Dobbiamo accettare anche questo. Dove c'è l'asfalto erano fatti tutti di chionghe. E Bari Vecchio, Bari Vecchia porta ancora le strade, queste chianche grandi. Perché è venuta a Bari, perché l'ha visitata l'ospite. Allora, come vi dicevo, noi vi vogliamo bene, grazie, grazie che ci seguite, grazie che ci volete bene. E grazie di cuore. Don, vi ringrazio. Perché anche se lui non lo sa, lo so io, che voi lo volete bene e sicuramente anche lui mi vuole bene, anzi Gon vuole bene a tutti, a tutte le persone che si avvicinano e che lo accarezzano. E così, come vi dicevo, vi auguro una buona domenica e buon appetito a tutti, da Giacomo e da Gon. Questa è via Fratelli Bandieri, Bandiera. Faccio vedere. Anche questa è un'ultima strada, da Cagliari. Faccio un cane piccolino. Non lo conosciamo, però sembra che è buono. Andiamo qua.
Ciao ciao, Giacomo e Giacomo.